Ciao ragazzi, benvenuti su Wifi Studio. Come va, come va, come va? Eccoci qua, come al solito sono il solito rincoglionito che fa tutto. Oh, venite, siamo live, siamo live, siamo live. E poi non avvio Blood Bowl 2, però chi mi segue lo sa. Ciao Lanzi. Ciao a te, ciao a tutti. Bene, bene. Potrei sconvolgervi con importanti notizie, tipo ho trovato una porta USB dietro il televisore e quindi riesco a ricaricare il mio cellulare anche senza intasare il computer, ma questa non è la notizia più importante. Oserei dire, andiamo a vedere le squadre di questa sera. Allora. Team Logo Management. Girone. E allora, questa sera vedremo i Mugello Bandits contro la SSD Novax di Sanpitu. Mugello Bandits di Franken. E intanto grazie per il follow, Jester, grazie mille e benvenuto anche tu su Wifi Studio, il canale del Blood Bowl commentato. Allora, andiamo a vedere perché i Mugello Bandits stanno così sotto di Team Value. In realtà è una strategia, vero Lance, se non mi ricordo male? Aspetta che vado a vedermi, mi sei inchiodato un attimo il server. Ma non c'è problema, tanto guarda, ti dico subito che ha un Blitzer skillato, uno Storm Vermin skillato con Mighty Blow. Quindi un Gut Runner con 4 Star Player Points e basta, 11 giocatori precisi. Quindi se non mi ricordo male, mi aveva detto Franken che era una strategia comunque per star sopra. Ha un Apo, che comunque è oro, dato che la Lega è appena iniziata. Uno di Fan Factor che fa lo stesso, 2 reroll che non sono male e 80k di treasury, quindi si sta preparando a qualcosa di grosso forse. Eh sì, tiene il team value basso, ora non so esattamente a quanto è, andiamo a vedere adesso. Ora è a 9,50. Sì, no, San Pitu è a 1050, quindi ha 100 di differenza. Esatto. 100k di differenza con la Ben potrebbe fare anche Mago, chissà. Beh, sarebbero 50k spesi. Secondo me Skaven se la vuol vincere così all'improvviso. Subirà un sacco di pestaggio, però se tiene duro poi dopo inizia a viaggiare verso il Rattogre, forse, non lo so. Può essere con lo stesso intento. Ha già un killer abbastanza valido, Federico Ignesti, con Mighty Blow, così su un Blitzer comunque fa comodissimo. Assolutamente sì. Quindi vedremo, ecco. Potrebbe decidere di prendere il mago per assicurare la vittoria, o comunque cercare di assicurare la vittoria. Ma anche perché Sanpitu, bene o male, ha la squadra base, ha molti punti. Nel senso che ha 2 Star Player Points sulla bestia, 5 su un Nurgle Warrior, 5 su un Pestigore, 3 su un Rotter, però nessuno skillato, quindi è lì, dopo questa partita inizia a diventare più fastidioso probabilmente. Vero, però esatto, però comunque ha un full team, ha la bestia, ha i 4 Bloater, quindi è comunque un team pericoloso, nel senso è chiaro. 2 reroll e 12 giocatori, quindi sta in superiorità numerica. Sì. Il problema è che il mago contro Nurgle non vale la pena, secondo me, prenderlo a questo punto della lega. Cioè, sono comunque soldi che tu investi in un qualcosa che forse puoi gestire con la strategia. E Franken non è nato ieri. È vero che Sanpitu neanche lui è nato ieri, cioè sono due coach di esperienza e direi anche pro, però a questo punto dovrebbe due squadre diverse. Spendere 50k di mago sarebbe un po', cioè soprattutto anche contro Nurgle, no? Fossero elfi, che magari c'è anche la possibilità di fargli male a qualcuno, ma qua la vedo dura. Già il fatto che non saprei. Perché allora tu hai un Pestigore, dici ok, se prende la palla in mano, quello è il portatore di palla. Una volta che hai fatto fuori il Pestigore, bene o male è difficile con gli altri, no? Raccoglierla. Tieni bene. Tieni conto che però il Nurgle di adesso ha ancora tutti i Rotter ad agilità 3. Vero. Il Nurgle del 2020. Vero. Ha movimento 5, però agilità 3, quindi se la può anche raccogliere
Fippo, Lich, Rimerlo, Lonfo, Tonfo e Lello, ecco, insomma, possono esatto, assolutamente possono raccoglierla. Sì. Bene, bene, bene. Allora, mentre andiamo ad aspettare la partita, io voglio dirvi una cosa fondamentale. Allora, a settembre ci sarà un megatorneo a Milano che si chiama Miniax Grand Clash. Allora, Grand Clash lo metto io. Il Miniax Clash è un evento creato apposta da uno degli eventi più grandi attualmente nel panorama europeo e sicuramente sul panorama italiano, che comprende diversi tornei. C'è anche il torneo di Blood Bowl. Io partecipo, ovviamente ora mi sta punendo Spotify perché sto parlando troppo. E io parteciperò col mio gioco principale dopo Blood Bowl, che è Warhammer Underworlds. Io sono gioco pro a Warhammer Underworlds. Ho fatto il mio deck dopo la ban list. Però c'è un bel torneo di Blood Bowl ed è uno dei primi in real di questo tipo. Io mi sono preso il biglietto ovviamente per 2 giorni, sabato e domenica. Poi cercherò un hotel lì a Milano nei dintorni. E volevo darvi, anche se ora non sono preparato, ma lo vado a cercare subito, il link di questo evento che durerà un bel po' di giorni. Nei primi giorni, pare che duri 4-5 giorni, perdonatemi se non sono sicuro, mi sembra 5. Nei primi giorni addirittura c'è una scuola di pittura e se non mi ricordo male chi farà, non so se ci sono ancora posti liberi, però chi farà le sessioni di pittura a pagamento e quindi vi insegnerà qualche tecnica nuova è Miniatures Den. E intanto mi continua a punire. Che per chi non lo conosce, a parte avere un canale su Twitch molto valido, è un pittore davvero emergente e molto bravo. Emergente nel senso a fianco ai grandi pittori. Quindi ha una tecnica personale tutta sua, dalla quale si possono imparare diverse cose. Ora vado a copiarvi il link, così faccio anche qualcosa di utile. Poi prediction, vediamo se la partita è iniziata e via così. Tu sì, che ne dici, Lanz? Adesso... Sì, la partita per adesso non è iniziata. No, è bello evento. 5 giorni sono tantissimi per sì. Essere non un Lucca Comics, per dire, no? Esatto, quindi, esatto. I tornei sono concentrati tanto. Nel weekend, ovviamente. Però chi è a Milano... Ha già messo il link Nura, guarda. Ah, bravo, e Nura è andato secco su Eventbrite, sui biglietti. Proprio secco. Ah, vabbè. Ora vedo se riesco a trovare... magari il sito, perché effettivamente non è proprio chiarissimo. Dove... Allora, Miniax Week... È vero anche che Eventbrite ha molto più googolanza rispetto ad un evento che è appena nato, quindi comunque... Se cerchi Miniax ce n'è di diversi tipi, no? Ora cerco il link, anche se devo essere sincero. Grazie Nura, intanto. E benvenuto anche a te. Allora, l'ho passato prima al link. Vediamo se l'ho passato in Wild Lounge, mi pare. Sì, eccolo qua. L'evento di cui sto parlando è quello che ho postato su Wild Lounge, ovviamente. Ecco qua. Molto carino, perché finalmente consente un po'... A parte che oggi ho fatto la seconda dose del vaccino, quindi se domani sono ancora vivo, sono a posto per un po', insomma, si spera. E grazie, poi, grazie. Almeno a settembre posso muovermi un pochino di più, sempre che varianti, mica varianti, ce lo lasciano fare. Però molto bello, perché finalmente ci si riappropria un pochino di qualche torneo e soprattutto vado lì per rivedere gli amici, ecco, non è... cercherò di qualificarmi il meglio possibile in Warhammer Underworlds, ma ci sono 5 o 6 tier in Warhammer Underworlds e la mia razza è all'ultimo posto, ma ovviamente mi conoscono come Warboss perché riesco a stupire sempre con le mie... con le mie posizioni, spesso arrivo in top 8, vediamo se questa volta dopo due anni che non gioco riesco a farcela. Nel frattempo oserei dire che tu intanto Lanz controlla, che sì, mi fai favore, sì. Avvio il prediction. Ancora niente. Meno male, per una volta che mi serve tempo. Sta arrivando Sam,
Dice Franken, grande Franken. Avvia il prognostico. Comincerà la partita. Allora, Nargol o Skaven? 30 minuti. Scommettete tons di punti canale su questa partita, mi raccomando. Prima che scommettano un raggico e cambi per sempre le sorti dell'incontro. Allora, questo via. E poi, ragazzi, vado all'immancabile avvio dei pippotti pixellosi. Che potete seguire, dato che questa è una partita di Blood Bowl. Noi non interromperemo. Dove sta andando? Ok, vabbè. Noi non interromperemo la partita di Blood Bowl, la diretta di Blood Bowl, per farvi vedere i match con questa schermata che vedete qua. Di solito lo facciamo quando facciamo qualcosa di più, come dire, quando facciamo qualcosa di più, tipo la pittura, quelle cose lì. Ogni mezz'ora veniamo qua. Durante Bloodborne non lo facciamo perché non si interrompe mai una partita sacra a Nuffle. Di conseguenza, potete vedere, per chi è interessato allo scontro dei pixellotti tra una mezz'oretta, è partito il conto alla rovescia, sul canale Discord la diretta. Potete entrare tranquillamente nella diretta, siete mutati automaticamente, ma da lì potete vedere la live, diciamo la stream della battaglia che continua ad andare. Quindi torniamo a Blood Bowl. Andiamo direttamente in diretta Blood Bowl per vedere che funziona tutto. Sì, funziona tutto, direi di sì. Ovviamente però la chat si vede meno perché. Ancora nulla, ancora nulla. Ok. Fammi allargare un po' sta chat. C'è Franken che si scommette contro, così se non vince lui almeno vince i punti. Bravo Franken, vedo che assolutamente mi sembri sul pezzo. Allora, andiamo a vedere col gatto bellissimo. Qua sopra, ecco, ultima cosa, vedete che è comparso www.streamriders.com/t/wifistudio. Se non avete mai giocato a Stream Riders, se volete giocare con noi, cliccate lì sopra, mettete Wifi Studio come capitano e iniziate a buttare pippotti pixellosi dentro. Che alla fine vedrete che vi divertite con voi. Praticamente insieme andiamo a combattere contro il gioco e i nostri pippotti pixellosi fanno punti esperienza e così via. Quindi ci divertiamo insieme mentre ci godiamo una bellissima live di Blood Bowl. Nel frattempo, dato che mi sono dimenticato di chiudere Stream Avatars, lancio un Battle Royale. Anzi, Nura, vuoi lanciarlo tu il Battle Royale? Nura! Ovviamente mi sono dimenticato di dirvelo, nuovo moderatore del canale. Vedete che ha la spadina verde, La spadina simbolo verde del del Nura. potere. Allora, con una B sola, capito che sei di Roma, Nura? Bravo, bravo. A Battle Fantastico. Royale. Il potere nelle tue mani, Nura. Hai avviato una guerra con un comando, hai visto? Allora, Nura ti intima di venire a fare il torneo di Blood Bowl, eh? Così perdiamo. Sì, ho letto, ma non ho voluto rispondere. No, ma vieni, vieni, Lanza. Basta che non rompete i coglioni. Basta che non mi dico io. No, vabbè, se vieni, Lanza, dai, sicuramente perdiamo le ultime sub che non ci rinnoveranno. Poi potremo perdere qualche amicizia. Esatto. Potremo litigare con. Qualche anno di libertà. Potremmo litigare con quelli della Ludic, quelli del canale del Major. Magari c'è qualcuno anche del 4 più che potrebbe scontrarsi contro di te e arrivare a problemi Sarebbe verbali. se è Serafino mi preoccupo, per lui è Esatto, bravo. arrivare a problemi verbali, quindi comunque potremmo perdere anche membri della community e chiudere il canale. Però Nura, Esatto. Tutti in un colpo. se vuoi che viene Lanz a giocare, Elfo Scuro Lanz a giocare a Blood Bowl. Cioè, vediamo, cioè, rimettiamo a te questa. Enzo, Enzo, Enzo. Vabbè, vediamo, dai, vediamo quando Comunque, c'è tempo. sì, esatto, da qua a settembre c'è tempo, biglietti dovrebbero essercene ancora per il torneo di Blood Bowl.
Tanto Franken ha vinto la Battle Royale. Franken, hai vinto tutto quello che potevi vincere stasera, eh? La partita non lo so. La Battle Royale l'hai vinta. Bravo. Eccoli in campo. Eccoli in campo, allora andiamo subito in diretta. E via. Nuragico, io quello voglio. Dopo essere diventato moderatore del canale, ora lo vuole distruggere, portando la Hanza a partecipare. Allora, vediamo. Intanto io non ho messo un cazzo, ragazzi. Scusate il pessimo esempio. Che vile marrano. Sì. Qua c'è uno zombie. Ok. Come non hai messo un cazzo? No, non ho Ah, mi messo. streamavano, Mi ok. streamava, tanto non ho messo nessuno. E nessuno ha messo nessuno, però questo è male, eh. E intanto Quick Snap. E Nargol si porta avanti nella partita di una casella. Prende la palla al volo il Pestigor, non benissimo per la squadra di Franken. No, non lo prende al volo. Ok. Si parte con i pestaggi. Parte il blizzone sul Gutter Runner e trova il Pau. Attenzione, ma nulla. 3-3-6. Carla Campa. Le squadre sono nude. Ni pista. C'è una skill su un. Quindi Bravissimo. Franken che ha un blitzer con Mighty Blow. Esatto. Franken ha un blitzer con Mighty Blow. Ma la bestia! Stordito, oserei dire anche fortunato, Marco Recati. E poi pick up fallito. Un po' di tempo ce l'ha. La palla forse è troppo pulita per il Pestigor che si rifiuta di raccoglierla. La sporca un po'. Visuale ovviamente dalla schiena agli attaccanti, quindi ora tocca agli Skaven reagire. Guarda se hai dei glue aperti perché ne arrivi a petto. Ciao No, Pip. ce l'ho Sta grazie di essere passato, ma cosa giochi stasera? questa sera. Pista gioca la finale della ZXL 17. Cazzarola. Questa sera Pista gioca la finale della ZXL 17. E infatti la finale la danno su Lord Berto Chaos e poi noi andiamo a raidare Lord Berto appena. Attenzione! Si parte col danno, Liccio KO, poteva andare peggio. Mighty Blow, per fortuna 549, quindi sì, 8 più. Non l'ho capito questo. No, aspetta un attimo, Lanz. Armor 8 più. No? Dov'è che l'ha usato Mighty Blow, scusa? No, armor è 9 o più, non 8 più. Vabbè, 8 più considerato il Mighty Blow, quindi 8 più 1, 9, il più 1 è servito per passare. Partono. Ah, grande, grande, buona fortuna, buona partita. No, doppio 1, triplo 1, KO. Bruno Nigro va KO. Grappunzio, il classico saluto di Grappunzio, se possiamo ricominciare, ti chiedo, se facciamo, ricominciamo da capo. Assolutamente. E ciao a tutti, mi sono iscritto a Warhammer Underworlds, questa è una partita di Blood Bowl commentata, Skaven contro Nargol, non è successo niente se non per il fatto che
un terzo della squadra degli scavani è per terra, sono stati falliti dei tiri rigorosi, e non stiamo parlando del tiro di pick-up di Nargol, ma è stato fallito un bel tiro, un dodge, triplo uno, e poi KO, tra l'altro, quindi algoritmo imbizzarrito, parte con un triplo uno secco. Franken lascia scoperto l'unico pezzo skillato della partita, che è un blitzer degli Skaven, uno Storm Vermin con Mighty Blow, però l'armatura regge 5 più 1 6, mentre prima il Mighty Blow dello Storm Vermin ha fatto sì che un giocatore della squadra di Nargol raggiungesse le riserve KO. Con fortuna, perché ha fatto 5-4-9, però il Mighty Blow è stato usato per il tiro armatura e quindi è rimasto KO con un 10. Rovistare bella, intanto il Pestigor riesce a prendere la palla da terra. Riavvio Spotify che se parlo troppo mi punisce. Ricordatevi di piazzare i pupazzetti pixellosi, nel frattempo Stream Riders è partito. Assolutamente, telecronaca in bignami quando volete voi. Allora, Alpista giocherà questa sera una bella finale. Peccato che l'hanno piazzata esattamente nella serata della nostra partita, ma dopo l'andiamo. Se si è ancora in piedi, andiamo a raidare Lord Berto Chaos dopo la partita, quindi non ci perderemo la finale, o almeno la finale della finale. Anche perché secondo me l'ANZ andranno diretti ai supplementari. Parte il blitz. Ah, peccato. È un pushis. Fatemi andare a riequilibrare le scommesse. Come sempre con Fanboy Number One vado a riequilibrare un po' lo stato dei punti canale. Questa sera dovete perdonarmi, ma c'è una linea un po' particolare o da parte mia o di Lanz. Voi mi sentite bene? È tutto a posto? Mi sentite senza particolari problemi? Fatemi sapere. Intanto Tentacles funziona qua e se lo tiene ben stretto. Allora, Lanz che c'ha qualche problema, o io che ho problema con Discord, ma. Niente da fare per il blitz. Rimane lì. Eccoci qua, Lanz, mi senti? Ok, Sì, ti sento adesso. probabilmente era la live di Riders, allora, sai, e l'ho spento Non lo so, tutto. magari mangia tanta banda. Ho uscito. Ho uscito e rientrato. Ok, L'italiano. Cioè, vedi. ormai con questa cosa che poi a settembre-ottobre iniziamo
a commentare in inglese, l'italiano mi sta lasciando all'improvviso. Sta abbandonando già. Sarà meglio che prenda il tablet perché sto diventando cieco, dice, altro che X-Hamsters. Il fatto che io so che tu l'abbia scritto male la dice lunga sul fatto che io non abbia capito cosa hai detto. Però questa è la visuale migliore con cui noi possiamo andare a vedere la partita palla di fuoco, attenzione! Ma Allora scusami, ha preso il Lombardo. allora è uno spendaccione, Franken. Hai Ha preso il mago, ma visto? Te l'avevo detto. scompare subito dalle sue. Ah, tra l'altro più due di Fan Factor. Di quanto ha sbagliato San Pitu il Fan Factor? Di brutto. Non saprei, L'avevi detto, non Lanz. Però posso. qua il mago non è a Erano zero. Vedi che 1-1, non mi c'è più il pare. mago. No, il mago sparisce. Era un mago di quelli comprati sul Dark Elf Web di Lanz. Esatto. Parte il blizzone, ma no. Pushes! E Rimane intanto. solo. Eh? No, Sì. dicevo, intanto le persone Dicevi, che dicevi. sono subate possono usare le nostre fantastiche emoji. Attenzione al bloccone. Aia! Ha passato Guerriero del Caos, ma non malissimo. Con Mighty Blow 5-4-9 più 1-10. 3-3-6. Quindi il risultato non sarebbe cambiato. Mighty Blow fa sentire, sì. E un Chaos Warrior per terra. Attenzione perché qua palla a terra. Gli Skaven devono assolutamente approfittare di questo momento. La palla è rimbalzata di fianco a una bestia di Nargol, quindi bene ma non benissimo per i Gutter Runner, che potrebbero vedersela brutta con tentacoli. Sì. Ciao Klex, So che benvenuto. avevamo. Esattamente Klex, quello che dicevamo proprio adesso. Non prende la palla con un 1, neanche un elfo silvano, però non scatterà male. Attenzione. Non scatterà male. Anche se presto non so dove saranno quei tre scaven. Partono i primi blocchi. Anzi, il primo blitz, oserei dire. Non male questo scatter, però neanche benissimo. Posizione pericolosa, a parte il flash. Attenzione al e via! Via Lapo! E il giocatore joina le sostitutes. Ma c'è stato il morto. La gatta è contenta, mi pare di capire. Apple clutch. Assolutamente, guarda il pestone! E non lo salvi questo! Franken, mi dispiace! Mi dispiace tantissimo! Ma il canale ne guadagna in punti! Ma due Gutter Runner morti in due blocchi. Ok. Rotto l'algoritmo! È Rottissimo! esploso. Ti offriamo questa. Ma Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. assolutamente. Momento oscuro per Franken. Abbiamo anche una diapositiva del Guerriero del Caos. Esattamente. E tra l'altro, in tutto ciò, il Pestigor raccoglie la palla da terra, vanificando anche il mago che è scappato con i suoi 150.000 dopo aver fatto, direi, una buona prestazione con la sua palla di fuoco. Poteva andare peggio. Sì. Cioè, meglio, in realtà. Peccato che la squadra di Nago si sia incazzata tantissimo subito dopo la palla di fuoco.
Assolutamente. E perdonatemi, io vedo Lello nella panchina dei Rotter. E ci sta, ma non lo so, ma non c'è. Chi è che è morto? Ah no, è morto un Gutterrunner a Forza 2. Eh sì, perché ne sono morti due di fila, ma uno si è Ma non salvato. diventa un Rotter perché a Forza 2, mi pare. Ah, dici? Non lo No, no, vedo, ma io non erano lo vedo. 12, eh. Erano 12 in Asia di base. Infatti erano 12. Sì, no, no, non è diventato. Peccato, peccato, sarebbe stata la coronavirus di un sogno. Tipo sì. Parte il blizzone, buon tempone con Mighty Blow. Sul portatore di palla però c'è un pushes. Non si fa prendere dalla rage e non usa reroll, giustamente. Franken, uomo di esperienza, sa che siamo solo al quinto tempo, al quinto turno, scusate, nel primo tempo. Sampittu c'hai i dadi barati? No, non è che c'hai i dadi barati, c'è proprio il programmatore della Cyanide. Fianco. Quindi trucca i file, Questa sera quando? Sampi invece di donare 2 euro al canale ha donato 2 euro a un programmatore della Cyanide che gli ha programmato sti roll. 50.000 gold. 50.000 copper come in Blood Bowl 7. È un po' una partita da copper, ora come ora, morti ammazza. Attenzione al teschio. Ma vabbè, poteva andare peggio. Poteva piovere. Ora i topi perdono un attimo di mordente, soprattutto quando devono mordere Nargol. Tanti blocchi lasciati da Frankena a Sampi questo turno. Sì, Vediamo nel come va. tentativo di recuperare la palla e la bestia sta tenendo due Skaven. Attenzione alla botta secca. Là là. Algoritmo impazzito, mosca ovunque, ma Federico Ignesti è solo stordito. E non trova questa volta il Pau, dopo averne trovati diversi mortali. Vero, sì. Ma alla fine il push gli viene bene. Se la prende comoda. Tanto qua la bestia rovina. Non è la bestia, chi è? Dove sei? È un È Rotter un. che rovina non in maniera particolarmente violenta, ma per 2 turni rimarrà a terra. Topi tutti a terra. Rimangono 4 giocatori in piedi della squadra di Franken. E altrettanti sono per terra. Il blitzer con Mighty Comunque se Blow è deciderà, stordito. se suo pezzo per le rimozioni, vediamo cosa deciderà di fare con la bestia. Rimangono quella e un rotter. C'è ancora da muoversi. Ma secondo me andrà su quella che ha di fronte per poi spostare il rotter in maniera più strategica, probabilmente, ma ovunque vada creerà distruzione con la bestia. E comunque per un line rat non è facile levarsi dalla sua marcatura. Assolutamente. Senza almeno un dodge. Ci pensa Sampi, sa che potrebbe essere importante, muove il rotter. Attenzione perché noto adesso esattamente. Mi si era fermato il timer in basso a destra. Quindi. Decide di non attivarla. Una mossa saggia. Sì, almeno mantiene le sue tackle zone, dato che avrebbe dovuto tirare comunque un buon head, un really stupid al 2. Anche se non mi è piaciuto il posizionamento del rotter, vediamo se mi costerà.
Sì. Non è proprio. Potrebbe andare con un Sorry Dice. Che con un Blitzer potrebbe comunque aver successo. E intanto Franken dice giro giro tondo in chat. Anche lui si è accorto che insomma. Abbastanza. Giro giro tondo, casca al mondo. Attenzione, attenzione. Sorry Dice. Non ha funzionato. Peccato. Occasione sprecata sul portatore di palla, ma Nuffol decide altrimenti. Si posiziona con una serie di scatti. Di mestiere col Blitzer, ma non è bastato. E comunque complica la vita al portatore di palla fino a quando non ci sarà più nessuno. Compito piuttosto semplice per Chaos Warrior. Liberarsi del Blitzer, ma non si sa mai. Blitzer a block. E lo usa! Attenzione! È costretto a rirollare! Ma rimane in piedi. Rimane un pericolo. Il primo rirollo usato. Attenzione perché qua va a tre dadi per sicurezza e arriva finalmente la botta che lo spinge per terra e lo elimina dall'equazione. Ha dovuto andare a tre dadi giustamente Sanpittu perché a due dadi schiava tantissimo. Ora deve decidere quali pezzi spostare, togliendo la marcatura da alcuni topi che sono finiti a terra. Potrebbe anche lasciare la gabbia larga, anche se non è il massimo. Utilizza... No, no, va sul sicuro. Va sul sicuro. Sì. Fa bene. Perché per un gutter runner poteva esserci possibilità. Tanto cerca di rimuovere un rotter con Mighty Blow, ma 6 più 1, 7 più 1, 8. Sfortunato questo blitz di Federico Ignesti, lo Storm Vermin con Mighty Blow. Cerca di allargarsi in direzione del pallone per trovare uno spiraglio che Sanpittu difficilmente gli concederà. E intanto vediamo comunque che Franken usa la sua arma migliore, cioè la mobilità, e il Gutter Runner si porta quasi davanti alla gabbia. Rimane una bestia però nell'equazione. Questa bestia non è intenzionata a far andare via i due line rat. Infatti usa tentacoli, ma riesce a liberarsi. Il primo line rat, il secondo invece non riesce. Con un 1 non riuscirebbe nessuno, eppure stordito purtroppo. Eh sì. Non riesce a chiudere la difesa Franken. Facendo libera la bestia, che potrebbe essere un problema. Vediamo. Comunque guardate con che veteranità Franken mantiene il suo reroll senza perdere il sangue freddo. Che con i morti che ha subito sangue freddo neanche fin troppo. In tutti i sensi.
mosse secche, protegge la palla, ok. Vediamo cosa fa con la bestia. Riesce a muoversi intanto, che è una gran cosa, la porta un po' in mezzo al guano. Va a marcare Giovanni Bettarini. Ancora da giocare Blitz. Tanto è pronta la battaglia di Stream Riders. Non streamiamo Stream Riders, altrimenti ci occupa troppa banda su Discord. Vediamo Blitz. E non trova la botta secca. Però fa una cosa bellissima. Mette Gutter Runner sulla bestia, anche lui. Assolutamente sì. Questi rumorini sono i rumorini della vittoria. Tanto Franken vince pure 15 monete d'oro di Stream Riders. Inutilmi, che non può usare in questa partita, lo voglio specificare. Ovviamente scherziamo. Un altro mago, prego. Parte il block, ma non lo rovina. Doppio 1 sull'armatura. Quanti 1 sta rollando questa sera il nostro algoritmo? Nostro. Mio cugino programmatore con 5 euro lo faceva meglio, diceva. Quello di Blood Bowl 3 invece pare funzionare molto meglio. Vero Lanz? Poi... Speriamo, già vedere come arriverà a febbraio 2022, però. Però. In effetti, magari chiamano Gino di nuovo. Assolutamente. A Gino, mio cugino. Gino programmatore. Va. E. Tentacoli qua funziona. Sì. Gutter Runner completamente bloccato. Era il movimento fondamentale. A questo punto non credo riuscirà ad evitare la meta. Va sulla violenza, ma no, neanche quella gli viene. Ragazzi, la bestia tiene 2 persone su 2. Che lavorone. E segna la meta dell'1-0. Si porta in vantaggio San Pittu con gli ass di Novax, che conducono 1-0 sui Mugello Bandits di Franken. Ben giocata, anche un buon drive a livello di dadi per Sampi, e resiste al mago e va 1-0. No, rimane per terra KO. Un turno di pestaggio. E poi si andrà negli spogliatoi per la fine del primo tempo. Non lo so, Nura, io non mi ricordo i nomi e cognomi dei giocatori della Sampdoria, mi dispiace. Eh sì, me lo ricordo io. Sì. Comunque ha girato più squadre che qualcos'altro ancora. Sì. Bettarini. È vero, quindi è vero. Non è, vero. Della Samp, quindi... No, però. Da Giovanni è un altro, allora Franken. Quello che dici tu è un altro. Noi parliamo dell'ex giocatore della Samp, del Milan, del Parma, un sacco di squadre.
anche del Genoa, caro. Chi lo sa, forse sì. Se non sbaglio. Forse era un cliente di Aguilera, chi lo sa. Gli spacciava. Esatto, o discuravi. Prima o poi. Dipende che cosa voleva, insomma. Curavi non era, non era, era, lui comprava e basta. No? Sì, esatto, era un poveraccio. Era un poveraccio. Ma che ricordi però, che ricordi. L'unica cosa che mi ricordo del Genoa sono quei due, tra un po'. E poi boh, aspetta, Pruzzo, penso che abbia... siete... a Pruzzo, Pruzzo ma era della Roma, Pruzzo. Sì, però ha giocato anche un periodo nel Genoa, forse, ma poco. Ah, forse sì, non mi ricordo. Mio padre lo nominava, non so. Sì, non mi ricordo se guardava l'Italia o il Genoa a sto punto. Mi sto facendo le blitz. La sfiga colpisce Franken dritto nel groin. Ultimo turno di pestaggio. Quindi... ma non per Franken. Ok. Ah, ha giocato anche con il Genoa. Ok, ha giocato anche nella Roma. Però, se non sbaglio. Nappi, Nappi, Nappi Fontolanesi. Come diceva Michel, se commentatore siete pronti per prepararvi la squadra? Perché lui ha riscattato una squadra, o sbaglio? Sì, ha riscattato i 5.000 punti e giocate con la squadra che dico io. Ah, è vero, è vero. Sì. E la crea pure lui, cioè, se non mi ricordo male. Non so se abbiamo progettato così male quella ricompensa, ma mi sa di sì. Comunque sì. Siamo pronti a buttarla nella Glory Ladder. Che vi consigliamo a tutti. Insomma, se volete iscrivervi alla Glory Ladder, è appena cominciata. E sono partite libere, quindi basta che vi mettete d'accordo. Giochiamo, sì, ok, giochiamo. O se no, ragazzi, siamo in quattro, spegniamo e andiamo a caso, andiamo a caso. E basta che venite su Discord e vi presentate, vi iscrivete e voilà, ci siete. E nel frattempo, continuate anche a giocare o iniziate a giocare a Stream Riders, che c'è il link qua sopra. Cioè, io penso che manco gli streamer che prendono dei soldi veramente per le cazzatine che sponsorizzano così tanto questa cazzatina pixellosa che è Stream Riders. Tanto ciao Fara, buon salve anche a te. Non ci guadagno niente, solo puro divertimento. Cliccate sul link che vi ho appena mandato, sceglietemi come capitano, scegliete Wolfing Studio come capitano e iniziate a piazzare pulsilli pixellosi. Tanto la palla calciata a fare in culo tecnicamente, cioè proprio stasera Franken non ne va bene una, per ora. Vediamo nel secondo tempo poi. Comunque questo blitz è passato indenne, anche se ha scombinato un po' i piani one turner di Franken. Che è possibile fare one turner, no? Con un movimento 9 e con tanta fantasia. Sì, possibile, certo. E infatti questo blitz, che può sembrare campata a caso non è, inizia a spingere il Chaos Warrior. Però forse si dimentica di muovere un altro giocatore. Non c'è una chain push qua. Però va bene così, perché adesso cominciano le chain push. È vero, ora cominciano le chain push. C'è, sì, infatti. Gliene serviranno due. Vediamo cosa riesce a combinare. Vediamo come Udini uscirà dalla sua gabbia in 2 minuti. Parte la prima chain push. Forse gli manca un blocco, però. No, 11, però... quindi gli bastano due spinte
Va abbastanza bene. Gli bastava sì, la sì, spinta e va bene così. Con Mighty Blow poteva anche fare di meglio, ma armatura 10-5 più 3-8 più 1-9. Adesso il pallone. E adesso il pallone. E adesso Stefano Passiatore deve raccogliere la palla e fare un bel passaggio con agilità 4 a Fabio Pieri. Fara dice Scaven senza rotogre interessante. Guarda, ha iniziato questa lega 850 in pari di Fan Factor. Attenzione al passaggio. Agilità 4 riuscirà senza reroll. Dai, 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 per lo spettacolo. Dai. Tirato un 6 per il pick up, se vediamo se trova. Dimentichiamoci del catch almeno 4. No! No! Peccato! Peccato! Peccato perché se la prendeva. Sì. Disturbing presence. Ricordiamoci che Nargol ha Disturbing presence. Sì. Era un 6 o un 5 comunque. Se non fosse stato Nargol ce l'avrebbe fatta. Tanto si riprende anche quello schifo di Rotter. Non si riprenderà più invece il morto, ma non si riprende neanche il Gutter Runner in panchina. Che si è visto un passo dalla morte. E adesso attacca Franken con la possibilità di pareggiare questa partita. Vediamo di Home Lord, come sempre c'è cascato secco e ha piazzato un pulzillo. Frank mentre gioca piazza il pulzilli e tutte le persone della chat no, dovete vergognarvi, dovete piazzare pulzilli anche voi. Se lo fa di Home Lord lo dovete fare anche voi. Così diventate dei pro di Blood Bowl. Ah, è così che funziona. Assolutamente sì. Seguendo Wildfin allora. Studio, le sue partite commentate, i suoi tentativi di fare one turner e giocando a Stream Riders. Il vero segreto è lo sputo nella ricetta. Quell'ingrediente in più che favorisce la bravura e anche la diuresi. Intanto Fara 114, Scaven senza Rattogre, interessante. Normalmente il Rattogre iniziale non è da tutti, eh. Quick Snap, Mugello Bandits hanno un movimento in più che tutto vero, fa. Vero. Tieni conto che per i giocatori pro normalmente il Rattogre inizialmente non è una opzione interessante. Tu che ne dici, Lanz? È un grosso costo. Aspetta che ti sento, cioè non sta sentendo niente, ricomincia da capo. Crafunzio, adesso non ti ho sentito Lanz, vediamo se magari ci torna la linea tra un po'. Crafunzio dice, siete velocissimi, io metterei il timer a 5 minuti se fosse possibile. E infatti l'avevamo intuito che eri un po' barbalbero, Cra, nel senso che ogni volta che arrivi, sono arrivato, che è successo? Ricominciate da capo. Allora, noi ci siamo accorti che 4 minuti sono troppi. Noi normalmente siamo abituati a commentare partite, e già anche a giocare se vogliamo, partite di CCL il cui tempo è 2 minuti, non 3. 2 minuti sono pochini, 3 minuti è giusto. Soprattutto comunque per giocatori che devono imparare anche un po' a snellire. E molto fa quando non hai più tempo che fai cazzate. A son di giocare partite pian piano diventi più veloce. Se tu giochi CCL a 2 minuti,
Quando poi viene a giocare a 3 minuti ti sembra di avere tutto il tempo del mondo. A parte alcune situazioni ovviamente che richiedono tempo e ragionamento, quello sempre. Ed è per quello che i playoff in CCL sono comunque 3 minuti, attenzione! Teschio botta, lo rirolla e trova una spinta. Un po', come dire, presto per un turnover. Mi tocca usare un reroll. Ah, blitz fallito per foul appearance, mega scorreggione. Questa squadra di Nargol sta veramente rompendo un buff down che non aiuta, ma no, non si fa male il gut runner, per fortuna. Riesce con un po' di sforzo a tirar giù un inguardabile rotter. La CCL, Crafunzio, è praticamente il più importante torneo attualmente di Blood Bowl 2 a livello mondiale. E a meno per quello che ovviamente abbiamo a disposizione su Blood Bowl 2, su Blood Bowl Online. Insomma. Ci sono giocatori molto forti, streamer molto forti che giocano e di solito, cioè l'ultima volta Eric Reckless, che è uno di questi, quando ha vinto gli hanno tipo regalato 300 sub. 300 sub al netto sono 750 dollari, che più o meno al netto della carta straccia del dollaro sono sui 600 euro. Beh, lui è bravo, ma anche una bella persona, cioè quindi è uno streamer molto 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 importante. Però per farti capire l'importanza anche di questo, e non è che gliel'ha regalati la Cyanide, gliel'ha regalati comunque un tifoso, però è gente che streama tutti i giorni, gioca molto bene e che noi andiamo a commentare nei playoff se possibile, quindi durante le partite più importanti. Se riusciamo e ci accorgiamo che c'è qualche italiano come Diomelord, come ad esempio Azermas Lanz, il mio collega commentatore, lui è arrivato nei playoff con gli ogre, lui gioca ogre per divertirsi, però tanto ci arriva ai playoff per divertirsi è... ma io è per quello che ti dico che se viene a giocare cioè se tu per divertirti, cioè tu sei molto slanesh, Lanze, non lo sai, ma per così divertirmi non devo giocare, quindi... esatto. È per questo che finiamo a commentare poi. E questo Michel è un assist per te. È un assist per te per fargli una bella squadra, Lanz, che per divertirsi non deve giocare. Tu invece lo costringi a giocare con la squadra che vuoi tu. Parte un blitz di Rotter. Improbabile, ma trova il Pau. E lo sderena. Per fortuna in maniera non troppo grave. AGSM è stordito. 11 sull'armatura, 7 sull'injury. Anche uno scattino, perché sono lenti come la morte. Di Nargol, tra l'altro. Ora ti ho recuperato, eh. E Farah dice divertirsi o autopunirsi con gli ogre. Non so divertirsi se c'è in questa equazione di Lanz. In Blood Bowl 2. Sì, in sì, poi la pratica però risulta sempre diversa. Esatto. Tanto comunque la situazione non è, oserei dire che è marronea, non è rosea per Franken, che non riesce a liberare i suoi gutter runner dalla bestia con forza 2. 5 più 1, 6 più 2, 8 e Tentacles è al 9 o più. Ricordiamo che se tirano due dadi si aggiunge la forza. E si sottrae quella della bestia. Intanto devo cambiare anche il messaggino di Streamlabs. Attenzione, un sorry dice.
Il Sorridice funziona sulla bestia, attenzione. Attenzione al Sorridice di Blitzer. Attenzione, attenzione. Fallisce però il dodge. Fallisce però il dodge. Tu sai, sapete tutti cosa sono i Sorridice, vero? Fara, Crafunzio. Attenzione qua. Madonna. Questa ragazza è tristessness allo stato brado, eh. Però Marco Reccati intanto si fa male. Quindi anche nella sfiga Sampi riesce a trovare. Un'occasione per Frank, vediamo se la sfrutta. Sì. Riesce comunque a trovare il raggio di luce nella sfiga Sampi stasera. Allora, spiegali tu che cosa sono i Sorridice, per come la intendiamo noi di Wildfin Studio, Lanze. Dal quale viene l'emoticon che vedete, ecco. Sono esattamente quando l'avversario tira due dadi contro, quindi dadi rossi, come dite voi, e in più non solo te li tira, ma ti fa anche tipo doppio pow, pow e defender stumbles, e non contento di questo ti dice anche sorry. A Che è il quel peggio. punto ciocchi malissimo È il peggio. e Cioè, offre mod, è il peggio, è il peggio. ti mette le mani nel sangue. Cioè, non ti scusare, cazzo. Non ti scusare. L'hai fatto, vergognati in silenzio. E invece, no, sorry, sorry un cazzo. Cioè, è per questo Sorry Dice con l'arcobaleno della pace. Esatto. Quindi a volte diciamo gli serve un Un'ora di sorry fama. dice, quelle robe lì per dire un 2 contro che si risolve positivamente. E qua dodge al 50% molto umano. Fallisce. Però si libera da un corridoio di pattoni. Sta pensando se rirollarlo o no, ha un solo reroll. Ah, l'ultima azione del turno. Saggiamente decide di no. Assolutamente, concordo con questo no. Comunque stiamo guardando una sfilza di dadetti rossi là sotto, eh. E dopo il sorry volano i tavoli sulle gengive. E più precisamente i tavoli della Ludic, Nuragico, io te lo dico. Non è un bel modo per andarsene. Così, dalla scena degli streaming nazionali, ecco. Però, se ci tieni, convinciamo Lanze. Cioè, oddio, se te ne devi andare, te ne devi andare col botto, eh. Che cazzo. Se no, in silenzio nella notte, no, non mi piace. No, no, me ne vado con la Ford, probabilmente, come sono arrivato. Vabbè, con la Ford, col Ford. E rimarrò triste e solo come Frodo Baggins che va con gli elfi verso l'isola di Fanculo. Famosissima isola di E degli Fanculo. elfi, tra l'altro. Trova il Pau intanto, vediamo. Ma non trova l'armatura. E Nuragico dice Luca farà il bravo, sì. Guarda, solamente se viene Pippo farei venire Luca, così proprio ci abbiamo il moltiplicatore. Filcarion, sai che bello se venisse a fare il torneo di Bloodborne. Perché? Così, fuga dalla città, dalla famiglia e Cioè, sì. si viene a fare il torneo a cazzo, sai che bello. Ma sì, Reunion. sì, vabbè. Pure Kiarg, guarda, se viene anche Sì, Kiarg, quello mi farebbe se viene anche piacere. Kiarg Non vedo viene. come possa la presenza di Pippo evitare che io ciocchi. No, no, secondo me invece aggrava. Kiarg. E. Ah, infatti aggrava, Sì, aspetta, sì, sì, sì. Pippo è gravemente. Comunque, se viene E anche poi lui dice, Kiarg. no, ma Lance, sei tranquillo, eh. Assolutamente, esatto. Se viene anche Kiarg. E ci buttiamo dentro anche Nevio.
che non compare, tanto Sorry Dice qua non funziona, diventa tipo Una notte da leoni con voi quattro in macchina. Scusa, a quel punto del Bradburn non ce ne frega più cazzo. E Nevio che non si trova e quindi non può giocare la partita e perde a tavolino. Esatto. Dove l'avete lasciata? Nel bagagliaio. Esatto. Kiarg, che è la persona più seria, che si risveglia senza un dente. Cioè, Biffa Pensa come la è il perde. più insospettabile di tutti, quindi è proprio la persona da cui non ti Assolutamente. aspetti che gli manchi un dente. No, E boh, riesce a fare un bel film, Seveni. sì. Per Quindi tipo realizzarlo. io che mi sveglio con un cassonetto dopo una settimana col trofeo di Blood Bowl sporchissimo in mano, non so neanche come l'ho vinto, mi Esatto. sveglio. Fantastico. È un giapponese nudo che sclera di No! fianco. Panza No! merda! Mi fa ridere perché panzone. Che mi ha fatto troppo spaccare Una volta avrei quell'attore lì. dovuto dirlo, che brutto. Parte il blitz dell'Ave Maria, ma non trova statisticamente il Pau. Sì, è vicino al pareggio grazie a quel turno a vuoto, direi, che comunque ci sta nell'economia della partita. Vediamo quanto sarà forzato a segnare presto. Quello potrebbe essere importante. Aia, qua si continuano a rollare teschio block. E via! Leva Federico Ignesti che Ok. per fortuna sua non ha particolari ripercussioni, perché era lo skillato con Mighty Blow, quindi almeno resta in lega per la prossima partita. Tanto Eh sì, ho visto, ho visto. È andata bene nel male. Bestia di Nurgle, Bella MVP, mossa. oserei dire, questa sera fa quello che vuole. Capisce tutto. Piazzata nello spigolo della disperazione. Già. Guarda il pestone, guarda il pestone. No, stordito. Comunque una partita spettacolare per quanto riguarda la violenza, purtroppo per Franken, perché non abbiamo ancora visto un Rotter rotto. Lo vedremo adesso. Vedremo. Dalla padella alla brace per Franken, è un nuragico che cura il suo investimento. Quel turnover a Sampi ha dato fastidio più o meno come a Zeus che scaccia una mosca. Meno male che è riuscito a rirollare sto teschio. Ragazzi, vai, morte, 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 morte. Ma che? Va bene così, si apre un Però si preannuncia corridoio. un turno molto rischioso ora senza reroll. E grande. Se la sblizza così. Pensavo che avesse fatto sulla bestia, ma sulla bestia non avrebbe avuto due dadi, effettivamente. Quindi. Adesso. Sì. Ci ha provato senza successo. È la bestia veramente strafastidiosa.
chiaramente va sul Rotter, vediamo se lo rompe. Sarebbe anche l'ora. Sarebbe anche l'ora, ma invece no. Io, Lanz, il mio sogno è vedere un Rotter morire, te lo posso dire. Con loro inutile decay del cazzo. Molto più difficile. Esatto, molto più difficile di quanto uno pensi. Porca. Non per, perché cazzo ce l'ha contro Sampi, ci mancherebbe, però. Minchia, i Rotter sono immortali, cazzo. No. Lo so. Forse il secondo big guy più utile del gioco, la bestia di Nargol, ma oserei dire di sì. Sicuramente. Sì, sicuramente il più tattico. Sì. Ah, va a compensare le numerose mancanze del team di Nargol. Mancanze che in base all'avversario vengono più o meno accentuate, ovviamente. E soprattutto a questo, in questo momento, tra virgolette, del campionato, comunque bisogna dare come dire, adito a Sampi, che nonostante Nargol all'inizio non sia proprio facile, riesce con un pizzico di fortuna, ma soprattutto con tanta bravura, a portarlo avanti in maniera molto decorosa. Sì, vero. Mette un po', ma perché si sta studiando qualcosa di malvagio, te lo dico io. Intanto vediamo che Maglianese, se sopravvive alla partita, skilla. E non è cosa da poco. Attenzione, perché qua vicino al surf. Tanto tolto la musichetta là. Stream Riders. Non si arrischia. Turno 14 molto complesso. Per Franken. Circondato veramente bene, recupera praticamente il turno di prima. Con i tentacoli. Sicuramente peggio, Nura, sicuramente peggio. Sarà una squadra difficile da giocare, più difficile di quanto è. Nella nuova edizione la cosa bella era, cos'era, il medico di Nargol, giusto? Che non costa poi tantissimo. Sì, hanno qualche vantaggio di quel tipo, però hanno perso l'agilità 3 su tutti i Rotter. Sì. Malissimo. Tanto solo i Pestigo. Sì. Oh, rompilo uno. Porca troia. Oh. 4-4-8. Palo. Con l'armatura. Ne direi almeno 2 o 3. Nura. Poi io. Bisogna vedere quanto costa. Eh sì, resisti, niente da fare, non lo vedi un Rotter morto stasera. No. Quasi quasi, se Michel mi fai giocare una squadra di Nargol, così muoiono i miei, almeno in qualche modo. Ora, però non lo muove dalla bestia, un sorridai se finisce male. Molto male. Anche se non troppo male. Giovanni Bettarini. Cugino alla lontana del Bettarin, che invece di darsi al calcio come suo cugino si è dato al Blood Bowl e è finito così. Trova il Pau intanto. Questo Pau però
potrebbe favorire Franken. E un po' lo favorisce, infatti. Un po' forse ci sperava in questo, anche se c'è dietro una strategia alquanto complessa, ma non in una bella posizione quel pallone. E proprio in questo momento la bestia decide di lasciarci col cervello putrefatto. I Rotter intanto rincorrono il pallone. Questa potrebbe essere l'occasione per Franken di segnare. Non sarà facile, ma il rimbalzo della palla non è stato favorevole ed è finito a due caselle dal touchdown dei Rotters, quindi insomma non facile. Blocco a tre dadi non fortunato e si fa male Maglianese, l'unica persona che poteva raccogliere con una certa agilità al pallone. E adesso vedremo. Molto molto male questo blitz a tre dadi, fallito e senza passare neanche l'armatura del gatto. Esatto. C'è un ratto che può raccogliere il pallone. E c'è un altro che si invola intanto. Franken deve stare attento perché non ha reroll, neanche Sampito li ha, però. E infatti guarda il primo dodge che l'ha fallito, con uno. Meno male che va a dodge quel giocatore. E l'unico che poteva arrivare a pallone non ci va, quindi se la ritarda. Preferisce far così piuttosto che rischiare dei dodge. Probabilmente se la può giocare bene, arriva il Pau. Ovviamente non passa l'armatura del Guerriero del Caos, ma tanto basta per mandarla a tappeto. Anche Veronese skillerà dopo questa partita. Uno dei giocatori che hanno ferito. Rischia giustamente. Rischia tutto quello che può. Prima di fare altro. E infatti altro non va a buon fine. E addirittura stordito. Cercava un misero 3 o più, ma stasera tira solo 1 e 2 Franken. O meglio, l'algoritmo. O meglio, Nuffle. Tanto la bestia capisce quello che deve fare. Non mi è piaciuto dove ha mosso la bestia stavolta. No, e neanche dove ha mosso il Rotter, per come la vedo io. Vediamo come evolve questa. Evolve con un Pau. Poteva andare molto peggio. Poteva andare molto peggio. Senza block e senza reroll poteva andare molto peggio, anche se sono sempre due dadi. Quindi adesso la palla sicuramente più protetta di prima. Ulla. AGSM è stordito.
qua c'è l'ultimo turno per Franken che deve segnare adesso. E non sarà affatto semplice. Senza reroll. Però sono Skaven. Ti verrebbe un buff down, diceva Fara. Eh sì. Serviva con il Chaos Warrior. In realtà ha fatto un bel blitz a copertura. Il problema è che quella palla la raccoglie al 6, Lanz. No, al 4. In mezzo ai due giocatori? Tanto parte il blitz. Non ci so. Sì, perché non danno. Col gutter dici. Le zone di disturbing presence non danno malus a raccogliere la palla da terra. Si va, usa il suo dodge. Touchdown e pareggio, ragazzi. Cosa ha combinato Franken? Cosa ha combinato con i suoi gutter runner, ragazzi? Ragazzi, solo i gutter runner riescono a fare ste cose. Cioè. E qualche elfo della malora, diciamocelo. Comunque, complimenti per il pareggio, posso dirlo, Lanz? Ragazzi. Sì. Solo un gutter runner poteva risolvere questa situazione. E lo fa. Lo fa. Pensate che a questo punto, addirittura, nonostante tutte le botte che hanno preso, la squadra degli Skaven potrebbe stare sul 2-1 se avesse per caso fatto 6 su quel pallone lì. Ed è per questo che hanno un po' nerfato i passaggi, hanno un po' nerfato diverse cose poi in Blood Bowl 3. Perché adesso, ora come ora, lo stato attuale delle cose, chiunque abbia agilità 4 può permettersi col gioco di palla di fare un po' il bello e il cattivo tempo. E i positional perdono un po' della loro particolarità. Ora con il passaggio, sei 3 o più e 3 o più, va bene, però il vero thrower è quello che ha 2 o più, o 3 o più anche magari, però 2 o più è quello proprio strafigo, vero Lanz? Sì, vero. Sì, Crafunzo, meritato, e sì, perché comunque, dato quanto ha subito Franken, più o meno volontariamente, il tifo era un po' dalla sua, perché era diventato un po' underdog da quante ne ha buscate, e quindi per fortuna l'algoritmo gli ha detto bene in una bellissima azione. Comunque il gutter runner che è uscito è rimasto fuori per tutta la partita. Wake up after KO 2. Sì, sarebbe stato sì. Whoever nice. Partono le botte in cerca di star player points. Stordito. Sono le botte, come dire, quelle che si dà quando ci si saluta, no? Per rientrare negli spogliatoi. In Blood Bowl funzionano così, un turno di botte. Buonanotte, Crafunzo, grazie per essere stato con noi. Se puoi resistere ancora un po',
In 5 minuti abbiamo finito, eh? Però vedi tu. Oh, occhio alla bestia. Occhio alla bestia. No, peccato. Peccato. Ma non è finita qua. Parte il blitz della pace tra un po', forse, ma non, no, non serve. Niente. Niente da fare. Può provare a fare un passaggio per fare uno star player points, che male non fa mai. E si sta già allenando per agilità 2 e non riceve il pallone. Bene Lanzo, un bel pareggio, un bel pareggio. E sì. Schilla, sì. Catalese, che prende uno star player, che ha preso 5 star player points di MVP, e Schilla. Mentre Claudio Boni no, però va a 5, quindi dai, non male. Sì, e... sì. Ma una bella partita, oserei Killano dire. Killano tipo 2 Nurgle Warrior a... Sì. A Sampi, 2 o 3 Nurgle Warrior questa partita. Ma, infatti sì. Non andrei quasi neanche a vedere le percentuali, perché comunque... No. Sono partite, cioè, come dire, in continuo mutamento, quindi alla fine possiamo andare però a vedere un secondo in Lega. Sì. Vediamo un po'. No, aspettate, ho fatto una cazzata. Allora, andiamo sul girone, se no. Allora, a Franken che schilla. A Franken schilla Fabio Pieri, il Gutter Runner, e non è male, eh? Perché ha subito, ha perso un Gutter Runner che è proprio morto, purtroppo, e comunque gli 80k sì. Che aveva, ce li ha, che se lo può comprare nuovo. Esatto. Fabio Pieri invece schilla, e quindi se comincia a diventare un blogger, poi dopo, insomma, ci sarà da vedere. Dopodiché, intanto già, grazie Color Slayer per il Lost, grazie mille. Dopodiché, invece, per Sampi, iniziamo a vedere delle belle cose, perché qua abbiamo tre, oh, attenzione, 2 Nurgle Warrior e il Pestigore li skilla, eh. Franken, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a sdattare. Bravissimo Franken, bravissimo. Bravi tutti e due comunque, perché Franken hai subito dall'inizio. Bravo a San Pittu che ci ha fatto, come dire, godere una serata violenta all'insegna della morte, e sono sempre contento. E bravissimo Franken che si è riuscito a recuperare una partita, e veramente, boh, cioè io sì. Al 16° turno ho detto, non so come se ne tira fuori da sta cosa. Sì, c'è il Gutter Runner, però dovevi sdadare. Hai sdadato, sì, era stato giusto. Sì. E dico, se il buon Sampi avesse rischiato uno scatto con la bestia un turno prima, questa partita l'avrebbe vinta. Sampi, ricordati che devi rischiare. L'avevi già vinto. Assolutamente. Allora, io, senza perdermi in ulteriori chiacchiere, la partitina a Stream Riders la lasciamo aperta, ma andiamo subito a raidare Lord Berto Chaos per goderci la finale. Vediamo a che punto è, ragazzi, ok? Raid, quindi restate con noi che andiamo subito da Lord Berto. Lord Berto Chaos. Ci ha azzeccato? Sì. Grandissimo. Restate con noi, fatevi il raid. Lanz, grazie per essere stato con me come sempre, questa te, sera. A tutti. E noi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Dai, unitevi. E intanto, ovviamente, ciao Colors, rimani con noi che andiamo a trovare il nostro amico Lord Berto che sta facendo la finale. E i punti vi verranno restituiti, ragazzi, perché un pareggio non l'ha vinto nessuno. Quindi appena andiamo a raidare, sta col prediction, ok? Buonanotte, ragazzi, ci vediamo di là da Lord Berto. Ciao.